Fantastico, dove siamo? Dimmi per favore. Eh? Dove siamo? Dimmi per favore. Qua siamo a Barolo. A Barolo. Ma io sono nato a Barbaresco. Ah. Mio origine. Dove, dove? Barbaresco è vicino, qua. No? È qua. Qua è Barolo e qua è Barbaresco. Ma loro sono vicinissimi. Quanti chilometri? Qua sono 30 minuti. Ah, 30 minuti. Sono due vini speciali. Barolo ha 4 anni di invecchiamento in cantina. Ma credo che Barolo è di più famoso, a dire la verità, di più... Barolo è nato subito dopo la rivoluzione francese. E quanti anni fa? Nel 1789. Ah, e prima della rivoluzione non c'era? E prima della rivoluzione faceva un vino dolce che non veniva conservato. Ah, e dimmi per favore, adesso tutti gli italiani preferiscono i vini secchi. Ma 20 anni fa o 30 anni fa loro preferiscono il dolce. Non è che 30 anni fa preferivano il dolce, non c'era ancora la tecnologia per fare dei vini come facciamo adesso. Secchi, occhi ti... no, perché adesso i vini per conservarli, sì, la tecnologia, perché sono delle regole. Per fare questo buon vino si deve usare tecnologie speciali. Si deve usare, per di più si deve giocare sulle temperature. Perché ma 100 anni fa la gente non poteva farlo. E non poteva farlo, non erano i frigoriferi. Perché tu, ad esempio, alcune reazioni devi farle a temperature controllate. Ma la storia per i vini è molto lunghissima. La storia di Giulio Cesare, nel 70 avanti Cristo, se vai all'amore, c'è scritto che aveva trovato alla morra dei buoni vini da spedire a Roma. Davvero? Sì, vai alla morra. Vini vecchissimi da questa parte. Sì, ma c'è già la conoscenza del vino già prima di Cristo. Nelle queste parti sì, dell'Italia? Sì, sì, alla morra. De Bello Gallico. Vai a leggerti De Bello Gallico. Anche da uva Nebbiolo. Ma allora Nebbiolo è diventato solo famoso da 40-50 anni a questa parte. Perché prima si faceva Nebbiolo, Dolcetto, Barbera e Uva Bianca. Poi cosa è successo? Che 30-40 anni fa il Nebbiolo ha avuto una forte richiesta sul mercato. Ah, per una grande promozione per Barolo. Ma sì, diciamo che poi è buono. Mica, Barolo, cosa vuoi? Il Barolo è un vino che da giovane cosa vuol dire? Dopo 4 anni. Perché per 4 anni il Barolo sei obbligato a tenerlo in cantina. Perché la disciplinare ti dice: tu me ne fai solo 6.500 bottiglie e me lo lasci 2 anni in legno e 2 anni in bottiglia. Però tanti produttori preferiscono 4 anni in legno. L'importante è superare i primi 2 anni. Poi più sta in legno e più hai degli aromi. Quando è giovane il Barolo ha degli aromi giovani, nel senso che è frutta fresca, frutti di bosco. Ma dopo 4 anni? Dopo 4 anni, cioè il Barolo è giovane dopo 4 anni, prima non puoi metterlo sul mercato. Ah, non è possibile adesso trovare 2016? No, impossibile. È impossibile? Sì, è vietato. È vietato dalla legge. È vietare? Sì. Davvero? Sì, Tu c'è puoi... il vino di casa, non Barolo. Tu cresce vino da tavola. A vino da tavola anche. Sì. Allora quello puoi fare anche di 6-7 mesi. Ma il Barolo deve stare 4 anni in cantina. C'è obbligato. Adesso perché abbiamo 2014 che sono 2 settimane che è nel mercato. Davvero? Prima non potevi mica metterlo sul mercato. È possibile trovare una bottiglia che ha 100 anni? Sì, io ce l'ho. Davvero? Sì, ne ho da 50, 60. Buongiorno. Stasera.